ragazzi, sentite le scimmie urlatrici qui fuori dalla mia stanza. È un piccolo gallo che gli fa contro. Cari amici, buongiorno. Altro giorno a Palenque, altra cascata. Oggi si va a visitare la cascata di Misolha. Sono su un taxi collettivo. La spesa per fare mezz'ora di tragitto intorno ai 20 km sarà di 40 pesos, che corrisponde a poco meno di 2 euro. E ci vediamo una volta davanti all'entrata. Siamo appena scesi qui all'incrocio. E qui avanti ci sono le due casette del cobro, che sono i posti, adesso li vedrete, dove si paga l'ingresso. Ce ne sono due da superare. Adesso non mi ricordo quanto era la distanza, mi sembra che il primo sia qua vicino, poi c'è da fare un bel pezzetto. Vediamo. Ho con me il mio zainetto con dentro la action cam, il drone, una bottiglia di succo d'arancia e il keyway, perché ci sarà da bagnarsi nel passare dietro la cascata. Adesso c'è il sole contro, quindi immagini orribili. Pente, eccolo lì. Un bel serpentello che ha attraversato la strada, quindi occhi belli svegli e guardare dove si mettono i piedi. Che bello, una passeggiatina tranquilla da solo in mezzo alla foresta. Questa cascata per qualcuno di voi. Questa cascata ve la ricorderete per il film Il primo Predator dell'87, mi sembra. La scena, una delle scene finali, quando Schwarzenegger cade da quella cascata alta e poi si camuffa ricoprendosi di lodo, di fango. Il film è stato girato in diversi punti, in diverse cascate qui del Chiapas. E la scena finale, appunto quella che vi stavo descrivendo, è stata girata proprio in questa cascata. No, dai, un chilometro, quindi un chilometro e mezzo più o meno dall'incrocio c'è la cascata. E siamo all'entrata. Già da qui si sente il rumore della cascata. Spero che ci sia meno acqua di quanto immagino, perché meno acqua c'è, più bella è. In queste capanne, è precisamente l'ultima, vediamo, dovrebbe essere qui sotto. Eccola là. Precisamente in quella capanna ho dormito la prima volta che ho visitato queste cascate. La seconda volta è stato con il mio amico Alonso 6 anni fa. E adesso siamo di nuovo qua. Siete pronti? No, bello, c'è poca acqua, stupenda.
vediamo di girare velocemente qualche ripresa, perché fra un attimo spunterà il sole, è proprio sopra la cascata, quindi mi annullerebbe tutto il bello, come vedete è lì. E lì si può camminare dietro, si scende da lì, si prosegue e si può entrare in questa sorta di grotta che all'interno ha un'altra cascata, si cammina qualche metro e c'è un'altra cascata interna molto buia, ed ecco il sole che spunta. Altezza, se non mi ricordo male, ma poi ve lo metterò come sottotitolo, è di una ventina di metri. Sembrava 30 qualcosa, ma non mi sembrano 30 metri. Comunque poi verifico con precisione. E adesso mettiamo Keyway e andiamo a fare qualche ripresa da dietro. Ed eccoci qui, attrezzatissimi, zaino sulla pancia, fiori stupendi, e si va dietro la cascata, accompagnatemi. Come sempre cerco di arrivare per primo, o quantomeno tra i primi. In questo caso c'è soltanto una coppia, ma si sono fermati sopra, quindi dovrei essere l'unico qua sotto. Andiamo a rinfrescarci un attimino. Scarpette antiscivolo. Ultime parole famose. Qua si sente già la forza dello spostamento d'aria della cascata. Wow! Bisogna abbassare parecchio la testa. E qui siamo proprio sotto. Doccia gratis. Devo dire che l'hanno reso molto più agevole nel corso degli anni. Questa passerella ai tempi non c'era. Ma guardate che roba.
Non è neanche freddissima l'acqua. Come vedete sono solo, adesso sta arrivando quella coppia che vi dicevo con un bambino. Cerchiamo di anticiparli e arrivare qui in cima. Miei cari amici, cascate di Nisol Ha, che in Maya significa caduta di acqua. Sì, una trentina di metri ci potrebbe anche stare, non me lo ricordo proprio. E questo è l'ingresso che vi dicevo ad una seconda cascata interna. Andiamo fin dove riesco ad andare. Ecco, da questo punto in poi si sente di più il rumore della cascatina interna che di quella esterna. Siamo dentro la montagna, sto usando un tenuto, ah no, diventa troppo alta l'acqua, diventa troppo alta l'acqua per continuare. Dunque questo è per darvi un'idea della distanza, e lì avanti, ma sto usando un telefono come torcia, ma vedo che l'acqua diventa un po', andiamo anche la città, no, troppo alta. Usciamo. Prestando attenzione a dove si mette i piedi. Ah, che spettacolo! Mi piacerebbe volare il drone. Ho visto vari filmati di chi ci ha provato e ci è riuscito, però da qua sotto no, sicuramente. Dovrei mettermi più o meno dove ho pagato il biglietto, alzarlo e spostarlo verso la cascata. Adesso torno indietro, mi siedo da qualche parte, lascio passare un'oretta o due per poter fare delle belle inquadrature, perché adesso il sole è proprio sopra la cascata, quindi mi brucia tutte le immagini. Però comunque sono riuscito a darvi l'idea. Ah, la guida entra con la torcia.
Niente, qui ci stiamo avvicinando all'interno. Ragazzi, ecco lo spettacolo. Ecco voi lo spettacolo. Ebbene sì, ho trovato un buco tra la foresta e ho provato a volare il drone. E missione riuscita. L'ho alzato fino a 100 metri, praticamente in perpendicolare sopra di me. Non mi sono fidato a mandarlo avanti e avvicinarmi alla cascata, ma spero che le immagini che vi mostro siano di vostro gradimento. Sono qui nel parcheggio della cascata di Misolha e quando eravamo all'interno della grotta la famiglia che avete visto che era con me mi sono offerto di fargli delle foto tutti insieme, poi abbiamo fatto due chiacchiere e adesso mi stavo incamminando per la strada che ho fatto a piedi venendo in qua, il tipo urlando mi ha fermato e adesso mi danno gentilmente un passaggio fino a Palenque.
buona vibra, torna indietro sempre tutto. Siate gentili con gli altri, che vi torna sempre gentilezza. Miglia di Veracruz, che mi ha dato un passaggio dalla cascata fino al centro di Palenque, su marito, moglie e i due figli. Così faranno parte del mio video della cascata di Misonja. Molto gentili, hanno visto che stavo camminando per tornare verso l'incrocio dove si prendono i pulmini e mi hanno offerto un passaggio. E ancora adesso li ringrazio, muchas gracias, muy amables. Ed eccoli, loro che mi hanno accompagnato. Ah, che bello! Invece di fare una camminata di mezz'ora, magari aspettare un'altra mezz'ora e poi tre quarti d'ora di pullman, 15 minuti, sono tornato in Palenque. E dopo tanto camminare sono a un ristorante tra cui sono molto legato, lo conosco da 25 anni, si chiama Las Tinajas, che sarebbero le pentole, qualcosa del genere, e ho ordinato un petto di pollo ripieno al formaggio con patate. Vediamo. E questo è il modo con il quale ti aprono lo stomaco. La salsa è estremamente piccante. Oh mio, buon appetito. Guardate le dimensioni di quel piatto qua. Milanese ripiena di formaggio con papas. Gracias. Patate naturali, diciamo, non roba surgelata. Va bene, mi ci tuffo. Proveccio, buon appetito. E come da noi si serve il pane, qui si servono tortillas. Ne approfittiamo, sfilacciamo il pollo e riempiamo le tortillas a mo' di piadina. E via. Devo dire che mi sto abituando alle tortillas. In Messico esistono due tipi di tortillas di farina, che ricordano, sono praticamente delle mini piadine, e di mais, che sono un pochino più amare. E non ne andavo matto, ma diciamo che mi sto abituando. Adesso ne preparo una spruzzatina di limone. La si avvolge. E boom. E via con il secondo tacos. E la cosa bella è che qualunque cliente in entrata o uscita dal ristorante, vedendoti mangiare, ti augura buon appetito. È veramente, è qualcosa che, così come lo fa il cibo, ti scalda il cuore.